iniziamo a preparare. Allora Luca intanto adesso lo metto a lavorare, perché prima mi ha fatto lavorare, poi mi ha sporcato la giacca, quindi adesso lo metto a lavorare. Sì, proprio in quel modo. Aspetta. Allora facciamo un caramello a secco e andiamo a versare le ciliegie, poi sfumiamo con il mosto cotto e condiamo con un pochino di zenzero. Nel frattempo io, se mi chiedo, vado avanti a fare la crema inglese, che sarà la base della spuma. Mettiamo della panna in un pentolino. Facciamo scaldare. Ah, non si sente niente. Facciamo scaldare la panna, la portiamo in ebollizione e prepariamo una base di tuorli e zucchero. Aggiungiamo la vaniglia e iniziamo a fare il composto di base. Nel frattempo la panna arriva a ebollizione, Luca sta facendo il caramello, può buttare le ciliegie. Andiamo a finire la cottura fino a che diventi una crema inglese, quindi intorno agli 82 gradi o fino a che vede il cucchiaio. Ovviamente io l'ho preparata per tempo, perché la temperatura poi deve essere di servizio piuttosto fredda. Mentre Luca mi controlla sia la salsa sia le ciliegie. Vediamo le cialde, che sono realizzate con dell'arancia anziché con delle uova, quindi sono completamente prive di uova. Andiamo a... Invece già lo zenzero? No, adesso lo metto. Ok, allora dai, giro un po' più meglio. C'è una bella collaborazione per questo dessert. Sì, devo dire che... A parte che c'è proprio una collaborazione in generale, è stata una collaborazione prima di telefonate, di idee, di scambi... Ma conoscevate prima di MasterChef Cup? Sì, ci conosciamo da 12 anni con Luca, quindi è stata anche una piacevole sorpresa il fatto di essere stati abbinati. Devo dire, siamo stati contenti di poterci rincontrare tra i tuoi fornelli. Possiamo indagare un minuto su di te, cioè, sei di Romana, sei chef al ristorante La Parolina, ma sei mamma, raccontaci un po' di te. Io sono mamma due volte, una bimba di 5 anni e un bimbo di 2, sono sposata con un altro chef che ho conosciuto tra i fornelli e che oggi sta facendo il tipo per me, però sta facendo anche il papà a tempo pieno. E niente, ho fatto tanti percorsi lavorativi, ci siamo incontrati anni fa con Luca e poi dopo è nata un'amicizia e ci siamo visti diverse volte per diverse manifestazioni. Vado a mettere al centro la cialda, Luca mi passa le ciliegie. Questo qui aggiungiamo il lime al composto di crema inglese.